Per le dimensioni della professionalità, oggi parliamo dell'attitudine ad essere scrupolosi e ne parliamo con Luxandra Rossi e con Carlo Figatta Lamanca e mettiamo a confronto il mondo della logistica con il mondo del manifatturiero e con un fuso orario di distanza da Roma a Phnom Penh in Cambogia dove si trova Carlo. Carlo, perché pensi che questa attitudine sia importante? Allora, questa è quell'attitudine che distingue il mediocre dal professionista. E non ci sono vie di mezzo, o ce l'hai o non ce l'hai. Se sei in grado di fare un lavoro in maniera scrupolosa, quindi vuol dire in maniera corretta anche nei dettagli, sei un professionista. Se non sei capace di fare ciò, sei uno dei purtroppo tanti, ma non sei classificato nella categoria dei professionisti. E il mio capo, quando iniziai a lavorare in consulenza oltre quasi 20 anni fa, mi disse che sono importanti due cose, la forma e i numeri. Se in un report i numeri sono giusti e la forma è giusta, tutto il resto si può discutere per quel che riguarda il contenuto, per esempio strategie o punti di vista o interpretazioni. Ma se i numeri sono sbagliati o la forma del documento è sbagliato, l'intero lavoro è scadente. Questo è solo per fare un esempio di quanto sia importante essere scrupolosi e fare attenzione ai dettagli. Luxandra, perché pensi che questa attitudine sia importante? Lo ritengo un'attitudine importante perché secondo me evidenzia la consapevolezza di quello che si fa. D'essere scrupolosi vuol dire dare importanza, a mio avviso, a quello che si sta facendo e lo individuo sia nella fase iniziale, quindi nella fase di studio, quindi dare importanza e capire in maniera scrupolosa quello che si sta imparando e sia nell'attività professionale per svolgere le attività in maniera puntuale. A mio avviso senza scrupolosità non è possibile portare a termine un processo, portare a termine un lavoro in team anche in relazione a quello che sono le persone che ci stanno intorno. Quindi affrontare le cose in maniera scrupolosa a mio avviso fa sì che anche coloro che ci circondano abbiano la stessa consapevolezza. Carlo, che cosa può accadere se questa attitudine manca? Ecco, se questa attitudine manca, disastro. Cioè, con me personalmente hanno chiuso. Io inizio già, per esempio, con i curriculum. Quando ricevo curriculum, anche solo per uno stage, se trovo un errore in un curriculum, per me già questo dice che la persona non è idonea, perché per esempio in un curriculum non è rispondere ad un'email dove magari può scappare un errore o una svista, è un lavoro che si compie, si prepara e ci si presenta con quel documento. Ma per esempio mi è capitato anche ultimamente, stavo comunicando con uno stagista che voleva fare uno stage presso di noi e io avevo messo in copia un nostro collaboratore e ho detto, la prima mail di risposta che ho ricevuto dallo stagista mi ha risposto solo a me, senza tenere in copia l'altra persona. Io gli ho riscritto e gli ho detto, per favore, nelle prossime comunicazioni tieni in copia l'ingegner Carocci, che è un nostro collaboratore. Mi è tornata la mail di nuovo mettendo solo reply, senza reply all, o rispondi a tutti. Per me questa proprio è inconcepibile, come uno non faccia attenzione a queste cose, soprattutto se si sta cercando di fare uno stage o un lavoro. L'ultimo esempio che vorrei fare era quando lavoravo negli Stati Uniti e una mia collaboratrice mi ha presentato un documento che dovevo rivedere prima di mandarlo al cliente. La prima cosa, appena lo vedo, non era giustificato, cioè i bordi non erano piatti. Io gli ho detto, scusa, perché mi mandi questo documento che devo rivedere e già si vede subito dalla forma che non è giustificato? E lei mi ha detto, ah, ma che ci vuole, tanto ci metto un secondo. Appunto, proprio perché ci metti un secondo, giustificalo, così quando me lo guardo andiamo a vedere i dettagli, veramente le cose su dove io poi posso darti il mio input. Quindi sono veramente delle cose che non è che serve una capacità spiccata per essere precisi o scrupolosi, serve attenzione, concentrazione e serietà. Luxandra, secondo te che cosa può accadere se questa attitudine manca?
Allora, concordo con Carlo e devo dire che se non lo sapessi sicuramente indovinerei che è un ingegnere. Io ho fatto economia e commercio, ma mi posso definire una grandissima, scrupolosa, metodica, a volte anche maniacale. A mio avviso mancare di scrupolosità, ripeto, in una fase iniziale, quindi di studio, vuol dire dare qualcosa per scontato, quindi quasi sovrastimare le proprie conoscenze o competenze. Cosa quanto mai sbagliata a mio avviso, perché ovviamente nessuno di noi è arrivato nel processo di conoscenza. Nel mondo lavorativo ritengo che lo scrupolo e la scrupolosità sia fondamentale. Io faccio un'attività commerciale, mi capita quotidianamente di dover trasmettere le informazioni relative a un nuovo cliente, ai miei colleghi dell'operativo. Ritengo che se manca la scrupolosità nel comunicare quelli che sono gli elementi anche dettagliati di quello che io sto trasmettendo, la persona avrà una visione che molto probabilmente è distorta, o comunque avrà un lavoro molto più lungo e quindi una perdita di tempo estremamente lunga, che chiaramente è evitabile. Quindi lo ritengo quasi una forma di rispetto verso anche le persone che ci circondano. Quindi, dato che tutti noi, anche chi fa l'imprenditore, è circondato di collaboratori, di clienti o di fornitori, la scrupolosità deve essere trasversale e elevata all'ennesima potenza. No way. Carlo, tu pensi di avere questa attitudine? Guarda, come diceva Luxandra prima, non solo sono un ingegnere, ma io ho anche una mamma tedesca, quindi una combinazione di quelle micidiali per quel che riguarda scrupolosità. Io sono cresciuto dove la disciplina e la scrupolosità era all'ordine del giorno. Penso che sia un'attitudine che sia soprattutto educata. Certo, c'è bisogno anche, magari se qualcuno ha difficoltà a concentrarsi, anzi posso pure parlare di me, che sono soffro un po' di dislessia, quindi diciamo che l'ortografia non è sempre il mio forte, ma con gli strumenti di Word non è una scusa, e quindi diciamo che questa attitudine è soprattutto un'attitudine che si acquisisce perché viene educata e ci si esercita a lavorare in un certo modo, ad essere in un certo modo. Può sembrare una cosa noiosa, ma in realtà è veramente quell'attitudine che definisce la professionalità e che uno si accorge quando lavora. Io dove ho imparato, lavorando anche negli Stati Uniti, ci si accorge che quelli sono proprio forti e uno gli piacerebbe diventare come loro. Adesso che lavoro in Cambogia, manco ve lo so dire, nel senso che proprio non si trova la scrupolosità, appunto, però siamo in Cambogia. Luxandra, tu pensi di avere questa attitudine? Allora, decisamente sì, penso di avere questa attitudine, che sicuramente è un qualcosa di innato, è una predisposizione la scrupolosità, però concordo con Carlo sul fatto che anche laddove non ci sia questa predisposizione si possa acquisire. Concordo assolutamente con Carlo sulla necessità di educare ognuno di noi, e quindi dei nostri figli, degli studenti, dei collaboratori, ad essere scrupolosi, perché altrimenti è una Cambogia, giusto Carlo? Sì, proprio così. E anch'io ho sempre avuto un estremo senso del dovere, probabilmente anche eccessivo, il che comunque mi porta a vivere la vita in maniera scrupolosa e metodica. E senza nulla togliere, ovviamente non va vista nell'accezione negativa del termine, cioè non è che chi è scrupoloso non si gode la vita o non sia una persona gioiosa. Però secondo me ci sono dei luoghi in cui bisogna esserlo, ovviamente i posti di lavoro, lo studio e determinate situazioni, assolutamente anche in famiglia. E anch'io concordo con Carlo sul mondo statunitense, io lavoro per una multinazionale americana e posso sicuramente dire che a livello di scrupolosità, chiamiamo le procedure, sono assolutamente da ammirare, da invidiare, da imitare, perché non lasciano nulla al caso, quindi tendenzialmente se c'è una criticità, questa criticità si riesce a risolvere. Carlo, ti è mai capitato che questa tua attitudine ti salvasse dal punto di vista professionale? Sì, mi ha salvato soprattutto in un lavoro che facevo come una consulenza privata per un programma europeo sull'energia, qua in Cambogia.
avevo avuto dei problemi a livello personale con un membro del team che lavorava per questo programma europeo, che era venuto dall'Europa. Diciamo che ha fatto di tutto quest'altra persona per rendermi la vita difficile. Quando ho mandato il mio final report, mi è tornato con talmente tanti commenti e correzioni, cioè pieno, che però addirittura per la foga di voler trovare degli errori nel mio lavoro, addirittura era sbagliata la correzione. Quindi io ho fatto presente questo fatto, è successo anche che tutto il progetto è stato messo sotto un audit da parte da terzi, e ne è uscito fuori che il mio report era impeccabile e l'altra persona ha perso il posto. Questo è non perché avevo scritto un report con dei contenuti particolarmente brillanti, ma proprio perché era stato fatto in maniera impeccabile e corretta. E quindi questo mi ha proprio salvato sia dal punto di vista del lavoro, ma anche come reputazione da professionista e dal punto di vista economico, perché mi sono fatto pagare. È anche una bella soddisfazione, diciamo. E certo. Luxandra, a te è mai capitato che questa attitudine ti salvasse dal punto di vista professionale? Assolutamente sì, soprattutto nella mia precedente attività lavorativa, sempre in un'azienda di logistica, ma molto piccola perché familiare, quindi con meno procedure scritte rispetto chiaramente a dove mi trovo adesso. Quindi l'essere scrupoloso, quindi mettere sempre nero su bianco, ma in maniera estremamente dettagliata, anche col giustificativo come piace a Carlo, ha fatto sì che qualsiasi tipo di commento negativo, richiesta negativa da parte di un cliente fosse dimostrabile che comunque non c'era una mala professionalità da parte mia, da parte dell'azienda. Quindi sicuramente è stato spessissimo uno strumento di appoggio necessario, quella che possiamo dire una pezza d'appoggio necessaria, che assolutamente fa sì che poi una pretesa del cliente poi decada in maniera molto veloce. Carlo, tu conosci più persone che hanno questa attitudine o più persone a cui manca? Penso sia facile la risposta. Purtroppo sono più le persone a cui manca. Sono poche le persone che ce l'hanno e, ripeto, quelli che ce l'hanno sono quelli forti. Sono quelli veramente con cui è un piacere lavorare. Sono quelle persone che sono i professionisti, che sono riconosciuti da tutti come dei professionisti, mentre invece quelli che non ce l'hanno non è che sono quelli incapaci, sono nella media, mediocri. Quindi avere scrupolosità ti eleva. E Luxandra, tu conosci più persone che hanno questa attitudine o più persone a cui manca? Sicuramente più persone a cui manca, e devo dire che non voglio fare quella che è vecchia, però noto che più le generazioni sono giovani e più questa attitudine manca, ma manca, l'attitudine uno ce l'ha o non ce l'ha, manca però la metodologia per far diventare le persone scrupolose, in primis nella scuola. Sicuramente l'Italia non è un paese che eccella in scrupolosità, perché noi ci celiamo dietro a quella che è la creatività e la necessità di esprimere la nostra creatività, giustificando una mancanza di scrupolosità, cose che secondo me sono conciliabili tra di loro. Le persone purtroppo oggi vedono la scrupolosità come qualcosa di imposto e qualcosa di scontato. Quindi assolutamente manca nella maggior parte dei casi, sia privati, lo posso notare anche su organizzazioni di vita quotidiana con amici, parenti o simili, ma anche e soprattutto nel mondo del lavoro, immagino scolastico. Ecco, io non ho la fortuna di essere un insegnante, però vedo anche con mia figlia che sicuramente la tendenza è a non essere scrupolosi, e questo mi dispiace moltissimo. Carlo, dai un consiglio ai giovani su questo argomento. Allora, il consiglio è semplicissimo. Sii scrupoloso. Io posso dire che, anche dopo aver detto tutte queste cose sulla scrupolosità, io come persona sono abbastanza disordinato. Mi piace improvvisare e andare a intuito. Perché allora abbiamo fatto tutto questo discorso? Su certe cose, come sul lavoro, la scrupolosità determina la professionalità, come ho detto, e quindi bisogna
anche in questo caso capire quando serve la scrupolosità e quando invece serve, diciamo, la creatività, l'estro. Ci sono momenti per entrambi. Il fatto è che qualcuno senza estro, con la scrupolosità può comunque andare avanti. Anche il più estroso e il più grande genio, senza scrupolosità nel mondo del lavoro non farà molta strada, perché è un'attitudine fondamentale che serve. Come diceva anche Luxandra, è una questione anche di rispetto per gli altri con cui si lavora, e poi in realtà è proprio basilare. Cosa posso dire ai giovani è: siate scrupolosi, non vuol dire essere noiosi, come ho detto io nella vita privata, o comunque anche sul lavoro cerco di essere abbastanza creativo ed estroso, ma su certe cose non si può negoziare, o ce l'hai o non ce l'hai. Il mio consiglio è di non avere paura di essere scrupolosi, perché essere scrupolosi non vi priva di, come diceva Carlo, estro, improvvisazione, emotività, sicuramente anche dei geni della letteratura, geni della pittura, Raffaello, Michelangelo, quando componevano i loro capolavori d'arte, hanno sicuramente usato metodo e scrupolosità, perché altrimenti non sarebbero stati in grado di creare quello che hanno creato. Quindi il consiglio: non abbiate paura di essere scrupolosi, perché è conciliabile con la vostra vita di gioventù, ma sicuramente ne trarrete molto beneficio anche a livello di ottimizzazione del tempo, secondo me. Quindi avrete molto più tempo per voi stessi e per i vostri hobby. Quindi siate scrupolosi e insegnatelo anche a chi vi sta accanto. Bene, grazie a Luxandra, grazie a Carlo, grazie per i vostri contributi e ci vediamo nella prossima intervista.